numero 1 l'arco, con il numero 4 Giampaolo Andrea, con il numero 5 Brunelli Marco, con il numero 8 Pantofi Maurizio, con il numero 14 Giampaolo Alessandro, con il numero 16 Giorgi Giancuca, con il numero 21 Marco Di Lorenzo, con il numero 23 Adoro Filippo, con il numero 32 il capitano Pastore Fabio, con il numero 15 Alessandro
Signore e signori, buonasera. Salutiamo prima di tutto telespettatori in streaming. Oggi siamo collegati per la prima volta per questa decima partita di campionato in Serie B, terza divisione nazionale, in cui si trovano di fronte Oleggio Magic Basket contro Livorno Libertas. Prima palla 2 per Livorno. Livorno che schiera Giampaoli, numero 14 Ciampaglia, numero 32 Bastoni, che cerca subito di servire un assist per il numero 16 Giorgi, mentre per Oleggio c'è Calzavara, Spatti, Gallazzi, Colombo e Sciacchi Hidalgo. Gallazzi subito tiro complicato, rimbalzo facile di Calzavara, liberissimo, poteva andare forte. Sciacchi Hidalgo trova un fallo, fallo del numero 32 Bastoni. Vediamo Sciac dalla linea da carità. Buono il primo. Buono il secondo, 2 su 2. Difesa a tutto campo per Oleggio con raddoppi. Bastoni porta avanti la palla, Giampaoli scarica per Mastrangelo, che fallisce il tiro dall'angolo. Mastrangelo, giocatore mancino, un buon tiro sia da 3 sia da 2, soprattutto sugli scarichi. Riprende Livorno, schierata a uomo anche lei. Hidalgo sfidato da 3, viene battezzato quasi tutte le squadre. Gran rimbalzo di Colombo, di forza. Vediamo Hidalgo cosa fa, un giro dorsale, conclusione mano sinistra sotto mano, sbagliato, velocissimo. Bastoni perde la palla, ultimo tocco di Calzavara, rimessa dal fondo. Vediamo, buona difesa al limite dei 5 secondi, la rimessa, pick and roll giocato da Giorgi, adesso riceve, scarico, tiro di Giorgi, rimbalzo, scheggia il ferro, Calzavara non si svede del passaggio di Hidalgo. Intanto Bastoni ha cercato di proteggersi dal ferro, Calzavara non prende un tiro facile, ma entra molto bene. 4-0, 2 minuti sono trascorsi. Ora Mastrangelo porta pick and roll, galleggiando in aria, mano mancina, morbida, 2 punti, 4-2. Vediamo Gallazzi, blocco di Colombo, Calzavara perde il manico per un attimo, ottimo anticipo di Bastoni su Hidalgo. 12 secondi sul cronometro per finire l'azione. Gallazzi, vediamo che esce Calzavara, c'è un fallo in attacco fischiato a Spatti, blocco irregolare sull'uscita di Calzavara, complice anche la temperatura del palazzetto non proprio adeguata all'occasione. La partita non decolla ancora. Tiro da fuori di numero 4 e gran contropallo Colombo, non perdono.
ancora Mastrangelo con la mano sinistra. Difesa un po' allegra per Oleggio. Palla lunga. Quadruplicato Gallazzi. Giorgi in contropiede. 6 pari. Vediamo Franco Passera abbastanza contrariato in panchina. Quasi anticipo. Gallazzi per Sciac. Scarico Gallazzi, finta, morbido da 2. Nessuno tocca la palla. Prova un contropiede Livorno. Un attimo di riposo. Sembra giocare con sufficienza Oleggio. Ma queste partite devono essere prese con l'approccio e il piglio giusto. Spatti tocca la linea di fondo. Avevamo Sciac, Hidalgo che si era messo in posizione di post per sfruttare un mismatch col suo diretto avversario. Calzavara a far perdere secondi a Bastioni che entra e la butta dentro. Sono 8 pari. Per adesso molta imprecisione nei passaggi. Gallazzi prova, la buona fortuna lo aiuta. Giampaoli per... ottimo! Giampaoli vede il numero 14 che taglia Ciampaglia. Sono 2 punti, 10 pari. Gallazzi dalla media. Va! Replica Giampaoli. Non vale il canestro. Ha toccato la parte superiore del canestro, l'arbitro annulla. Vediamo se questa, se Oleggio si scuote da questa apatia che la sta avvolgendo. Abbastanza complicata, esce Gallazzi, che però non tira, fa ancora un tiro che però non tocca neanche il ferro. Vediamo, grida pressione, quasi passi, complica la palla, furbamente Mastrangelo scippa la palla a Hidalgo e si perde ancora. Ben Hidalgo, cambio tra fratelli. Per adesso meno incisivo di altre partite. Panchina molto corta per Livorno. Non effettua ancora cambi. Mastrangelo marcato da Gallazzi con un po' di fortuna e l'aiuto al primo ferro. Sono 12 pari. 4 minuti alla fine, Calzavara penetra, esce, Colombo dalla media, buona, ottimo, piazzato. Vediamo Mastrangelo che supera a metà campo, ottimo, passe tiro, ed ecco Penny Hidalgo. Calzavara se la trova in mano, Gallazzi da 3, sbaglia, Gallazzi da 3, sbaglia. Dodi, 14 a 12 per Oleggio, 3 minuti e 17 alla fine. Vediamo Mastrangelo che si fa beffe di Penny Hidalgo.
abbiamo Shaq Hidalgo di nuovo in campo, vediamo se ha assorbito bene le consigli di Passera. Colombo per Calzavara da tre, buono! Bravo! Ultimamente sta partendo in quintetto e sta fornendo ottime prestazioni. Sbaglia l'anticipo. Gallazzi! 19 a 14! Stacca! Riprendiamo, esce Gallazzi ed rientra Hidalgo. Si prepara sul cubo dei cambi De Vita. Blocco feroce del numero 14, Ciampaglia, che fa sportellate con Colombo. Forti, Spatti, Hidalgo, non c'è tiro, Shaq, Penny da tre, non va. Calzavara rimane incastrato col braccio sotto la presa di Bastoni, viene segnalato fallo, esce Spatti, entra De Vita, abbassa molto il quintetto. Coach Passera probabilmente vorrà molta pressione sulla palla. Vediamo sempre Bastoni marcato a Calzavara. È stato un cambio. Fallo di Colombo su Ciampaglia in aiuto. Ricordiamo che Livorno è una squadra il cui giocatore anziano è del 90, un under 27. Squadra molto giovane, molto corta. Rimbalzo di De Vita dopo lo 0 su 2 di Ciampaglia. Calzavara da 3, spadellata. De Vita a contrastare il tiro. Del numero 1 Ferretti, ed ecco che entra Giorgi al posto di Ferretti, comparsata giusto di 10 secondi. 12 secondi sul cronometro di 24. Difesa di Hidalgo fino a un certo punto. Al primo passo perde l'uomo che va
a concludere. Intanto è entrato anche lo biondo al posto di Colombo. Hidalgo, scarico, Calzavara, De Vita, da tre, la butta dentro. 22-16, 30 secondi sul cronometro della fine. Buona tenuta di lo biondo, cross completo, forte. 24-16, Oleggio infila questo contropiede fortissimo, giocano fino alla fine. Grande canestro di Giorgi, che fa 24-18, primo quarto giocato a sprazzi da Oleggio. Non è stato ancora una partita in cui Oleggio si è disteso. Signore e signori, riprendiamo, giusto per dare due statistiche. Tiri totali dal campo, Leggio 56%, Basket Livorno 43%. Nel dettaglio abbiamo 73% a due punti per Oleggio, 64% per Livorno. Da tre punti abbiamo 29% Oleggio e 0%, uno 0 su 7 per Livorno. La differenza è qua nei rimbalzi, mentre Penny Dago la butta dentro nei rimbalzi. Totali 14 Oleggio, 6 allo 7 per Livorno, però canestri facili che hanno permesso di rimanere a galla. Intanto azione sbagliata per Livorno, riprende Oleggio, palla per vie periferiche. De Vita, 9 secondi sulla fine, lo biondo si inventa un tiro piazzato, Hidalgo in pieno traffico, vediamo chi fischia fallo al numero 14 blu, quindi a Ciampagli Alessandro, primo fallo. Abbiamo solo due falli per Calzavara, altrimenti Livorno addirittura solo due falli fischiati fino adesso. Veramente una partita molle. Vediamo se si riaccende.
Spatti, ottimo passaggio. Mamma mia, cosa ha sbagliato lo biondo, era più facile farla, era più difficile sbagliarla che farla. L'ha sbagliata. Tiro da fermo di destro, sotto canestro. Mastrangelo, ottimo rimbalzo di Giorgi, che però non la butta dentro, di fisico. Penny Dalgo, ottimo arresto e tiro, e la butta dentro dal gomito. 28-18. Vuole più energia, più energia. Hidalgo battuto. Buon recupero di Lobio. Al limite l'arbitro è alle 2 metri, non ha fischiato fallo. Bastoni chiede il fallo. De Vita la rimessa. Esce Penny Hidalgo, vediamo cosa fa. Lo biondo in mezzo a disturbare, però una partenza in palleggio lentissima. Penny, 7 secondi alla fine, cioè, cosa farà? Tira e la butta dentro. Bismet con Ciampaglia. Lo sfida 3 e Penny la butta dentro. Fallo di Lo Biondo su Mastrangelo. Batori entra al posto di Ciampaglia. Cambio dei lughi. Molto energico. Perde la maniglia, Spatti. Giampaoli brucia De Vita e la butta dentro a 3. Arrabbiatissimo coach Passera. Il pallone era già nelle mani come rimbalzo agli olegesi, è stato perso. Esce Penny Hidalgo, forte dal blocchi. E bravo Spatti. Spatti da prova di carattere e si va a prendere un bel tiro da 2 dalla media. Vediamo De Vita che fa fallo su Mastrangelo. Entra Marotto, vediamo il cambio per chi. Esce De Vita. Per Livorno, Mastrangelo, Bastoni. Bismatch con Hidalgo ed ecco Sciacchi Hidalgo, zingarata in mezzo all'area, appoggia il vetro e la butta dentro, subito in contropiede Livorno. Mamma mia che bel passaggio, un backdoor, delle statuine di cera erano i difensori di Oleggio e sono stati fulminati. Riprende Oleggio, Spatti vede uno sfondo del numero 4 di Beppe Marotto, minuto di sospensione chiamato da coach Passera. 3 falli di squadra per Oleggio, uno solo per Livorno. Ma è l'atteggiamento che non...
Riprendiamo con una rimessa dal fondo laterale, scusate, per Livorno. Inalterate le formazioni, però vediamo Oleggio che è schierato a zona. Palla scagliata da un giocatore di Livorno, rimbalzo preda degli oleggesi. Hidalgo da 3, non si fida del tiro, 12 ancora, adesso lo prende senza ritmo, altra sfuriata di Passera. Vediamo, sono ritornati a uomo. Forte l'attacco, Mastrangelo brucia Marotto, fallo intanto probabilmente di Ciampaglia, esatto, ed è il secondo fallo del centro dell'ala livornese. Esce Sciacchi Daigo, rientra Capitan Gallazzi, autore fino adesso di 8 punti. Spatti si va a prendere un fallo con Battori che non riesce a tenerlo. Vediamo Alessandro Spatti dalla linea Carità. Pochi liberi tirati fino adesso. Buono il primo. 36 a 24, 5 a 16 alla fine. Tre falli di squadra a testa. Alessandro Spatti sbaglia il secondo. 1 su 2. Tutto campo. Quasi recuperata da Marotto. Numero 4. Giampaoli. Momenti perde la palla. Bastoni alla rimessa. Battori la prende. Bastoni mena le danze. 10 secondi sul cronometro, non si è sviluppato ancora niente. Ancora Mastrangelo. Solito arresto e tiro. Tentato da centro area. Finisce il tempo con Ciampaglia che prende a sportellate lo biondo. Troppo tempo era trascorso prima di iniziare un'azione, solo 10 secondi per svilupparlo sono veramente pochi. Rientra, sta per rientrare Giorgio sul cubo dei cambi, sempre Pennidalgo con Gallazzi, Spatti, 9 secondi, Marotto che entra un'azione difficilissima. Scheggia il ferro, di nuovo 14 secondi e le braccia lunghe di Ali Spatti fanno la differenza. 38-24. Gallazzi, Mastrangelo tenta un tiro improbabile, Marotto che contropiede, bellissimo, con Edo Gallazzi che vede lo biondo che di a sinistra tira di destro per non sbagliare stavolta e la butta dentro. Mastrangelo, fallo, vediamo. Secondo fallo di Lobiondo, cambio per Lobiondo. Entra anche Sciacchi Daga. Allora abbiamo avuto che Colombo dal cambio a Lobiondo e i fratelli Dalgo si danno il cambio, quindi adesso abbiamo Sciacchi in campo. Giampaoli con molta fortuna riesce a segnare. Hidalgo, Colombo, 16 secondi per imbastire un'azione, esce forte Gallazzi,
si brucia i difensori, Spatti, 8 secondi, step back di Spatti, bravissimo, dal gomito, 42-26, 3-10 alla fine, Oleggio ha finito il bonus, quindi ogni fallo, Livorno andrà in lunetta, Giampaoli vede Giorgi, anticipo, Marotto per Spatti, fallo del numero 23, Batori, su Spatti lanciato in contropiede, decisione di Spatti se fare un assist o meno. Ed ecco Spatti dalla linea della carità. Buono il primo. Sbaglio il secondo, 50% dalla linea lunetta per Spatti, difesa a tutto campo per Oleggio, Battori, assist per Giorgi. Spatti abbassa il braccio e commette fallo, la foga di spazzare via la palla. Spatti non è d'accordo, dice palla piena sul cubo di cambio, intanto Calzavara. Giorgi. Il 68% dai liberi, buono il secondo, esce Spatti, entra Calzavara, Alessandro Spatti, anche lui gravato i due falli, niente lasciato al caso per questa partita qua, troppo importante per tutte e due le squadre. Gallazzi con un ottimo giro dorsale, brutto passaggio e Sciacchi Hidalgo recupera con una buona difesa su Bastoni, rimessa dal fondo, buona stavolta, lineare, esce Giampaoli. ...43-29... più 14... Hidalgo, Colombo dalla media, buono, non è la prima volta che prende questi bei tiri, attento a prendere gli scarichi. Giampaoli da molto distante, rimbalzo di Hidalgo che apre subito un contropiede veloce, scarico per Marotto da tre, scheggia il ferro, grande recupero di Colombo, 7 secondi alla fine, 6, Shaq da tre, non proprio il suo tiro, un mattone che si spegne sul secondo ferro, con la palla che deve aver fatto forse un giro, fallo del numero 4, spiegazione tra l'arbitro e Franco Passera sul cubo, intanto c'è De Vita, fallo di Marotto che dice che ha usato, l'arbitro dice che ha usato le mani per liberarsi del blocco, intanto minuto di sospensione chiamato a Livorno.
Time out finito con l'allenatore Pardini che scaglia per terra la maglietta. Dall'altra parte continua il conciliabolo tra Passera e l'arbitro, stretta di mano, ed ora Mastrangelo sarà sui cubo, sulla linea della carità. Molto preciso il liberi, Mastrangelo. Buono il primo e buono il secondo. Se non sbagliamo, ex Serie A2, quindi diciamo la punta di diamante della squadra. Gallazzi si trova libero da tre e la butta dentro. Molto molto bene, blocco, un muretto di Giorgi che taglia bene e va a segnare. Gallazzi forte, probabilmente se la chiudeva di sinistro la buttava dentro, è andato da dietro. Terzo fallo di Battori. Buona Gallazzi. Vediamo. E anche la seconda. 50-33. Colombo, Gallazzi, Calzavara. Non se la sentono. Hidalgo, comodo di destro. 2-3-3-3, 20 secondi alla fine, leggera discrepanza su due cronometri, si parla di decimi di secondo. Livorno giocherà fino all'ultimo con Mastrangelo che tenta il tiro e di mestiere. 4 secondi alla fine. Oh! Ci scappa la vaccata. Per fortuna Mastrangelo. Andiamo alla contesa, rimessa per Livorno, punteggio 52-35, vediamo un po' di percentuali, abbiamo da due punti 74% Oleggio e da tre 33%, abbiamo Livorno col 58% da due e il 9% da tre. Attacca Oleggio, pallone difficile, dalla spazzatura lo tira su Sciacchi Hidalgo, ma un tiro alquanto brutto, si stampa sul ferro, riprende Livorno con Bastoni che passa Calzavara, riprende un tiro, non è proprio un gran tiratore Bastoni. Sciacchi Hidalgo deve ringraziare, pagare un caffè a Calzavara, gli recupera la palla e la mano patata di Gallazzi la butta dentro per il più 20 per Oleggio. Di rimbalzi abbiamo 12 rimbalzi per Livorno, 22 per Oleggio, mentre si fa male primo fallo Gallazzi sul Ciampaglia. Le formazioni in campo, abbiamo Ciampaglia, Giorgi, Bastoni, Mastrangelo che chiede palla
e il numero 4 Giampaoli. Collegio con Calzavara, Colombo, Hidalgo, Spatti e Gallazzi. Squadra più lunga possibile per Oleggio, intesa come... Intanto segna Giampaoli, un ottimo tiro, arresto e tiro da due. Esce Calzavara forte, va di sinistro, ottimo Calzavara. Giorgi commette fallo ed è il terzo fallo per Giorgi. Perdono, c'è Giampaglia, non Giorgi. Gallazzi, Calzavara, arresto e tiro, fallo di Bastoni e frana su Calzavara, che avrà due liberi. Vediamo Calzavara, sta maturando. Partita dopo partita, ottima. Dotatissimo tecnicamente. Si sacrifica anche in difesa. Tanto difesa zone press. Livorno la supera. Tiro di Giorgi, piazzato a due metri, non va dentro. Spatti molto coordinato per Colombo, per Hidalgo, ottimo assist per Colombo per Hidalgo. Chiamata la zona, perdono, la difesa uomo. Ed ecco Mastrangelo. Prende giro di palla per Giampaoli che la butta dentro a tre con la mano in faccia. 59-40, Colombo chiama il fallo, poteva essere una conclusione di sinistra a canestro, arresto e tiro contrastato bene. Giampaoli ancora da tre, la butta dentro, è in striscia. Non bisogna far accendere certi giocatori perché poi la fanno pagare. Difesa zona per Livorno. Gallazzi da casa sua, canestro fuori, minuto di sospensione, chiamato da Passera. Mamma mia che bel passaggio, fallo di Gallazzi. E minuto di sospensione, 59-43. Tiro. Abbiamo Giorgi Lunetta, 68% in liberi, sbaglia il primo, 59-43 per Oleggio, sbaglia anche il secondo,
time out psicologico per, mentre vediamo Giorgi, non abbiamo osservato cosa è successo, dolore forte, cambio probabilmente sul spatti, nel tenere spatti si è fatto male al polso o alla mano. Intanto si è a zona Livorno, una zona molto chiusa, spatti Gran Gallazzi che la tira fuori 10 secondi dalla fine. Gallazzi, buono il passaggio di Hidalgo, Gallazzi non la trattiene, era praticamente riuscito a tagliare la difesa e ora riprende. Inizio sufficiente di Oleggio e Giampaolo, anzi Mastrangelo, continua a buttarla dentro, la difesa è molle. Gallazzi, Hidalgo, Calzavara, spatti, Gallazzi non va, rimbalzo d'oro, Gallazzi, Penny Hidalgo fa il cambio con Gallazzi, vedo Gallazzi non brillante come inizio partita in queste azioni. Intanto è entrato il numero 1 Ferretti, fallo di Sciac Hidalgo, fallo di Sciac, primo. 59-45 più 14 dopo che Oleggio è stato anche più 20, 5 minuti alla fine. Mastrangelo non va, per fortuna di Oleggio, Hidalgo si distende, palla lenta, lentissima, Penny Hidalgo la lascia correre, che stoppata che ha fatto Calzavara e poi fallo di spatti, testa dice Passera, testa, la palla andava presa, non lasciata. Terzo fallo di spatti. Sbaglia Ciampaglia. Buono secondo. Lo biondo sul cubo di cambi, cambia per spatti. 4:49 alla fine. Difesa allungata anche per Livorno che poi ritorna a zona, quella proficua zona che tanto fa penare l'attacco oleggese. Quasi fallo di Mastrangelo su un passaggio alquanto avventuroso di Penny Hidalgo per il fratello. Rimessa Calzavara, Colombo di forza, di forza per guadagnare due punti che danno anche morale Oleggio, più 15. Calzavara contropiede, rimorchio di Colombo dopo che Sciac Hidalgo aveva fallito il tapin. Calzavara aveva puntato a Mastrangelo ma la palla era uscita, riprende proprio con Mastrangelo su Calzavara, arresto e tiro fulmineo, lo biondo
Carpegna Hidalgo, mamma mia, numeri da giocolieri, fallo di Lobiondo, predica calma. Terzo